video of my YouTube canal. Ciao grandi piccini, ben ritrovati sul mio canale YouTube. E un grazie di cuore a voi che mi seguite con tanto affetto, ai nuovi iscritti, ai miei fedelissimi. Il mio canale sta crescendo e così anche sui social. Grazie di cuore. Hab euch lieb, vi voglio bene. Was lernen wir heute auf der deutschen Sprache? Wörter zum Thema das Obst und Gemüse. La frutta e la verdura. Siete pronti? Seid ihr bereit? E per i più piccoli ci sarà sempre un bellissimo lavoretto creato dalla mia nipotina Valentina che vi mostrerò durante il video. Aber jetzt geht's los. Der Apfel. Der Apfel. La mela. Die Banane. Die Banane. Die Erdbeere. Die Traube. Die Traube. L'uva. Die Aprikose. Die Aprikose. L'albicocca. Attenzione qui. Die Birne. Die Birne. La pera. Ma in certi casi la troverete come lampadina. Die Birne. Non la dobbiamo confondere. Der Pfirsich. Der Pfirsich. La pesca. Die Pflaume. Die Pflaume. La prugna. È il frutto che io amo d'estate perché mi rinfresca. Die Wassermelone. Die Wassermelone. E poi arriva die Ananas. Die Ananas. L'ananas. Questo è il lavoretto realizzato dalla mia nipotina Valentina. Troverete tutte le indicazioni sulla mia pagina Facebook. Molto semplice e divertente per memorizzare le parole. Quindi create frutta colorata, guardate con le sue manine qui, e poi anche da regalare ai nonni, ai vostri genitori e decorare la cucina. Viel Spaß! Die Ananas. Die Orange. Die Orange. L'arancia. Die Zitrone. Die Zitrone. Il limone. Di kiwi, di kiwi, il kiwi, e poi wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss? Vi ricordate la canzone che abbiamo cantato insieme sulla mia pagina Facebook? Di Kokosnuss, il cocco. E qual è il vostro frutto preferito? Das Gemüse, di tomate. Il pomodoro, di gurke, il cetriolo, di carote, la carota. In alcune regioni la chiamano la carota anche di möhre, di möhre. Di zucchini, la zucchina. Der broccoli, il broccolo. Ascoltate adesso la pronuncia di questa parola. Di aubergine, la melanzana. Der Zwiebel, la cipolla. Der Knoblauch, ciacca, l'aglio. Der Kopfsalat, l'insalata, molti lo chiamano anche solo der Salat, der Mais, il Gran Turco. Siamo quasi alla fine. Beh, noi li possiamo vedere tutti, in gran parte. Das Radieschen, il ravanello, der Pilz, il fungo, die Bohne, il fagiolo,
di cartoffel, la patata, der Kürbis, la zucca. So, mani libe, miei cari, i più grandi quando andranno a fare la spesa, memorizzate queste parole nuove e in tedesco andate a fare la spesa. E per i miei più piccolini, esercitatevi, vi aspetto anche sulla mia pagina Facebook con delle esercitazioni, qualche canzoncina simpatica per aiutarvi ad imparare sempre i nomi di frutta e verdura. Das Obst und Gemüse. Vi voglio bene, al prossimo video, vom Herzen, eure Tata Deutsch. Bis bald und Pussy!